straordinario e quindi il giorno dell'avvento è arrivato. Certo. Già abbiamo capito quali possono essere grosso modo i tratti del nuovo mandato. Maggiore apertura del conservatorio alle nuove tendenze, possiamo dire così, almeno di abbrivio. Nuove tendenze e apertura al territorio. Il mio sarà un progetto inerente alla didattica, produzione artistica, però guardando il territorio. Cioè il territorio deve rendersi conto di cosa c'ha, che è il conservatorio di musica, che è alta istituzione musicale, grosse progettazioni. Il territorio è importante, è così importante che io assieme alla Presidente Caterina Meglio, già da qualche mese, non appena ricevuto il mandato da parte del Ministro, già ci siamo mossi a livello politico, contattando la politica del territorio. La politica è importante, come ho sempre detto dal primo momento, è importante perché ha le chiavi e il portafoglio del territorio e della città. Tant'è vero che già ci siamo incontrati con il Sindaco di Benevento e con l'Assessore del Vecchio, dove mi hanno presentato e ci hanno presentato il loro progetto Benevento Città della Musica, che è piaciuto tantissimo ed è in sintonia con la nostra progettazione. La nostra progettazione sul livello artistico prevederà, oltre alla nostra sacrosanta orchestra che tutti voi già conoscete, ma una produzione artistica distribuita sulle quattro stagioni, partendo dal Natale, l'autunno, la primavera e l'inverno. E tanto è vero che a sostegno di questo nostro progetto il Comune già ha messo a disposizione due teatri per quanto riguarda il conservatorio. Uno che è il De Simone, dove potremo usufruirne, un altro si sta ipotizzando e si sta verificando come prenderemo il San Nicola. Il San Nicola è quel teatro chiuso ormai da qualche anno che è pertinente al nostro stabile, che anzi colgo l'occasione per comunicare che entro un mese partirà anche la gara d'appalto per aggiustare il Palazzo degli Ascolotti. Poi l'assessore e il sindaco ci ha messo a disposizione l'Arco di Sacramento, ci ha messo a disposizione il Palazzo Paolo V, quindi come ben vedete ci ha messo a disposizione tutta la città di Benevento. Noi ne siamo felici perché purtroppo fino ad oggi, pur avendo una progettazione, una produzione artistica a un livello universitario, un target alto, purtroppo ci mancavano i luoghi dove esprimere il nostro senso artistico, sia da parte dei docenti che da parte degli allievi. Un suo messaggio agli studenti, agli allievi? Allora, il messaggio che lancio agli allievi è forse il messaggio che do da 30 anni, e quello loro lo sanno, la mia classe, la mia persona è sempre aperta in qualsiasi momento agli allievi, forse perché mi sento ancora un poco allievo pure io, oppure perché lo faccio da 30 anni, ma mi conoscono, il carattere è difficile che si cambia di una persona, io sarò sempre a loro disposizione e ribadisco fino alla fine che il mio mandato sarà, si vestirà sulla didattica con estensione alla produzione artistica, perché senza didattica non ci può essere una produzione artistica di qualità. Grazie.